Buongiorno, stiamo già lasciando Hakodate, la ridente cittadina, per andare a Sapporo finalmente. Il fresco qua c'è già e noi vedremo cosa fare nei prossimi 2 giorni e mezzo nella città della birra. Infine arrivati fino a Sapporo con soli 1 ora di ritardo. Non mi capitava dal 2013, quando ci fu un tifone su Kanazawa, che furono 45 minuti. Comunque ci siamo arrivati e ci sono volute solo 5 ore e mezza, quindi sì, più del tempo da Tokyo ad arrivare ad Hakodate, ecco. Vabbè, i tempi sono questi in Hokkaido e noi ci adegueremo. Mentre stiamo cercando di capire in che cacchio di hotel ci siamo andati a infilare qua a Suzukino, perché non sembrava minimamente così dalle foto, questo era il vecchio Hotel Sole, dove siamo stati nel 2019, adesso direi adibito semplicemente a uffici. Siamo riusciti ad entrare in stanza, incredibilmente, neanche una bella stanzina, come potete vedere, tubi a vista come se piovessero. Questo è il piano soppalcato, adesso scendo senza ammazzarmi, che non è una cosa tanto semplice a quanto pare. Qui c'è Barabba, ecco, là sopra avete visto anche il proiettore per la TV a muro. Qui abbiamo realizzato un fortino con tutte le nostre cose, perché la stanza è già finita. Sì, perché è già finita. Adesso vi porto fuori a vedere. Lavatrice previsto, ma non in questo istante. Infatti
ero alla festa della birra, ho preso una birra, una Kirin, lì ho sbagliato perché siamo a Sapporo, non potevo prendere una Kirin, i tavolini minuscoli con le seggioline minuscole mi hanno fatto sbattere e mi è caduta rovinosamente addosso la birra, quindi sto lavando tutta la roba. Una accortezza, quando lavate la roba, in alcune di questo modello ti danno già il detergente, altre no, in questo caso no, quindi chiedete sempre per sicurezza. Io e Barabba siamo tornati al Sora Ramen, Sora Lella per gli amici ramen, e c'è un po' di fila. Questo probabilmente implica il fatto che non sia buono come ramen, giusto? Barabba, quanto sei soddisfatto di questo ramen? Tantissimo! Al miso! Il mio invece è uno shoyu ramen normale! Buongiorno a tutti, allora oggi giornata nuvolosa, sempre qua a Sapporo, ma andremo alla far colazione, prima molto abbondante, perché vogliamo andare alla distilleria della Nicca qui vicino, giusto un'ora e mezza di treno. Mentre alle mie spalle vedete la ressa di cinesi che stanno prendendo le paste, noi l'abbiamo evitata per pochissimo. E guardate cosa ci siamo presi. Fabietto intanto è molto emozionato per quello che ha preso. Io sono stato un po' più sul dolce. Vedete, tutto impacchettato singolarmente perché non sia mai detto che... Siamo arrivati a Yochi e guardate un po' davanti a noi cosa abbiamo. Guardate là in fondo la fabbrica della Nicca. Ci stiamo arrivando. Come sospettavo, non c'erano più posti liberi per visitare la Nicca. Era da fare online preventivamente almeno qualche giorno prima. Ma non sapevo se saremmo venuti, non sapevo in quanti, non sapevo a che ora, troppe cose che non si sapevano. Quindi adesso andremo solo nell'area pubblica con gli shop e i test dei whisky. Mentre stiamo
stiamo per lasciare la Nikka Whisky con un discreto bottino, non eccessivo, perché comunque i prezzi della Nikka non sono certo a buon mercato nemmeno qui, ma molto meglio che in Italia. Daniele? Approvo. Infine saliti sulla torre della TV di Sapporo, praticamente però sono 1000 yen per andare fin su, non è una bella giornata. Adesso vi facciamo vedere il panorama dalla parte non del giardino, su questa bella rotonda sul fiume, e quindi non abbiamo deciso di non spendere 1000 yen per andare su, però effettivamente potrebbe essere, in una bella giornata e al tramonto, una bella idea. Secondo deduttivo alla festa della birra, quindi Kanpai! Fabietto ha deciso unilateralmente di portarci, non è vero, a mangiare il tonkatsu, quindi potete vedere lui se l'è preso anche con il gamberone, giusto, esatto, lì. Poi invece Barabba ha preso la cosa più grassa che potesse essere, infatti guardate com'è felice, e gli sta rovesciando sopra cose. Guardate con che agilità, fra l'altro, sta versando in mezzo al buco. E io invece, adesso mentre lui continua, ho preso questo tonkatsu riempito d'aglio con una salsina d'aglio.